Quello che ho trovato molto strano è che a un certo punto ho chiuso gli occhi, mi è sembrato di tornare bambino quando guardavo un po' i comunicati dell'Istituto Luce, quando facevano vedere Mussolini che tagliava il grano d'agosto. Ecco, vedere che qualcuno compra 110.000 euro di diritti, quindi niente, e alza il telefono e parla col capo dello Stato, e il capo dello Stato rimanda la telefonata, francamente mi ha lasciato un po' perplesso. Io dico che quando avanza del tempo, e non credo che Napolitano abbia del tempo che gli avanzi, e credo che Napolitano è una persona che viene da una cultura che certamente non lo tiene lontano dal mondo dei lavoratori, dal mondo delle persone che hanno dei problemi, forse in questi casi bisogna stare un po' più attenti a come gestire certe cose o a come far gestire la comunicazione da altri. Non mi è sembrata una cosa giusta, non mi è sembrata una cosa fatta bene quella di strumentalizzare questa telefonata che si poteva evitare come se ci fosse un rapporto tra capi di Stato che discutono le sorti del mondo. Magari se proprio uno ha mezz'ora di tempo libero può fare una telefonata ai dipendenti di Pomigliano d'Arco, può andare a trovare gli operai all'Ilva di Taranto, può far sentire un po' la sua vicinanza agli imprenditori italiani, piccoli, medi, che nonostante lavorino forsennatamente oggi hanno mille problemi. Ci sono insomma in momenti come questi tanti modi per poter far sentire la propria presenza a un paese che se la passa male e si potrebbe evitare di perdere un minuto di tempo per farsi delle telefonate che sembrano un pochino delle sceneggiate che oggi il paese non ha bisogno di vedere. Questo lo dico nel rispetto del ruolo del Presidente e soprattutto del rispetto personale che ho per lui e credo anche che forse ragionandoci bene era una cosa, come ho detto, che si poteva evitare.